le carte parlano, l'accesso è per le carte, per vedere se ci sono rapporti con la mafia o condizionamenti, e là non ci sono né condizionamenti né rapporti. Fra l'altro mi aspettavo un'attenzione positiva, perché in 2 anni abbiamo versato 9 milioni di euro per uscire dal dissesto. Dissesto che, come ho messo in evidenza quando mi sono insediato, è stato dichiarato e non doveva essere dichiarato. Personalmente ritengo che l'iniziativa parta da lontano, perché ho fatto una campagna elettorale e ho avuto l'83% di consenso, perché ho criticato l'azione che hanno fatto i commissari che mi hanno preceduto nel Comune di Siderno. Questa critica mi ha inchiodato per un anno, tutto il 2015 a metà 2016, e l'abbiamo superata con 2 interrogazioni parlamentari sulle malefatte dei commissari a Siderno, interrogazione parlamentare fatta al Ministero dell'Interno, che sono rimaste senza risposta.